Rieccoci mentre sorseggiamo questo ottimo caffè, siamo con il direttore sportivo del Barletta, Renzo Castagnini. Direttore, volevo chiederle, di solito la vostra categoria intanto è quella che è molto operativa soprattutto in questa fase dell'anno, poi lei va un po' in letargo, nel senso che osserva, sta a guardare quello che è stato il suo lavoro. Come si fa a decidere con l'occhio chirurgico proprio del direttore sportivo che un progetto è valido? Ci sono dei parametri, degli indicatori oppure è soltanto questione epidermica? Lei tipo ha conosciuto il presidente, lo ha sentito parlare, c'è stato questo amore a prima vista, oppure si scava, come si fa a capire che un progetto è solido e quindi lei ha deciso di sposarlo? Ma il presidente è un uomo a 58 anni, della sua levatura, non può dire certo delle stupidaggini, perché non ha senso che un uomo della sua levatura dica delle stupidaggini, quindi io credo che uno sa con chi parla e sa con quali persone parla. Presidente, non devo presentarlo io a Barletta perché lo conoscete meglio di me, chi è e chi non è la storia del presidente. Ma ha anche sondato per esempio l'esistenza di un settore giovanile, tutto il, come dire, l'indotto lo ha prima in qualche modo sondato oppure ha detto vengo e al limite rifacciamo tutto, al limite? Allora, quando ho conosciuto il presidente nella mia testa avevo già deciso, immediatamente, perché poi è anche un fatto epidermico, come hai detto tu, e poi ho constatato, quindi non mi sono fatto prendere dal cuore, ma mi sono fatto prendere dalla ragione, e la ragione mi dice che le cose sono serie, le cose sono importanti, e quindi, ripeto, sono felice di averlo fatto. Sono consapevole che la strada è molto in salita, come l'Alpe d'Huez quest'oggi, però voglio dire, ci sono delle situazioni dove bisogna lottare. La lotta è sempre stato il mio cavallo di battaglia e credo che si vinca solo lavorando e lottando, con entusiasmo. Se si riesce a far questo, molto probabilmente siamo a metà dell'opera e poi dopo è chiaro che ci vuole la squadra, ci vogliono i giocatori, ci vuole la qualità dei giocatori, tutte le altre cose, però tutti assieme dobbiamo dare qualcosa. Direttore, adesso io la invito a teletrasportarci nel tempo, andiamo a 25 anni fa, torniamo per esempio a quel Barletta Catanzaro dove lei segnò quel gol che tra l'altro in fotografia ancora è conservato nello stadio Puttilli di Barletta, torniamo a quella promozione, a quella volta in cui il Barletta vincendo salì di categoria, però poi lei ecco era salito lì sul tetto e poi è andato via perché ci fu quel cambiamento per cui non se l'è potuta neanche godere questa Serie B, l'ha conquistata, la porta su un piatto d'argento a Barletta, ai barlettani, alla dirigenza che però poi per altre scelte ha rifatto una squadra. Questo penso che comunque nella sua testa un po' roda ancora, nel senso che lei ha ancora voglia di tornare lì dove aveva lasciato. Sì, effettivamente mi è pesato perché il direttore sportivo di allora ha deciso di cambiare un po' tutto. Io ero fra gli epurati perché molto probabilmente avevo personalità quando giocavo e molto probabilmente a lui dava fastidio. E sono andato via e ho avuto una manifestazione dai tifosi straordinaria che sono venuti fin sotto casa e queste cose sicuramente non si dimenticano, sono cose che rimangono. Io da giocatore ho vinto qualche campionato perché l'anno dopo sono andato a Cosenza e ho vinto anche a Cosenza l'anno dopo, ma è facile dire oggi perché sono a Barletta, quello di Barletta è stato il più bello. Però è stato più sentito, è stato un campionato diverso da quelli che ho vinti, perché ne ho vinti anche due da direttore, ma è stato un campionato diverso, è stato un campionato diverso perché in una realtà piccola dove tu diventi grande e quindi questa è doppia soddisfazione perché c'erano squadre anche allora, vedi Salernitana, vedi Cosenza, vedi altre squadre che molto probabilmente sulla carta erano squadre più blasonate del Barletta e noi siamo riusciti a vincere. Quella è stata, direi che vale doppio quel campionato. E poi mia moglie viveva bene a Barletta, mia figlia stava bene a Barletta, quindi sai, quando con una famiglia ti trasferisci e vai via, insomma sono state un sacco di cose che hanno fatto una cosa importante, il distacco. E ritornare
potrebbe essere togliersi qualche sassolino alla scarpa. Tra l'altro lei ha nominato delle squadre, la Salernitana e il Cosenza, che adesso hanno fatto la fine che hanno fatto. Sempre con l'occhio critico, chirurgico di un direttore sportivo, ma che momento del calcio è questo? È incredibile che realtà gigantesche, insomma, fatte le proporzioni, siano scomparse, decadute, perse. È un discorso che si riallaccia al discorso che ho fatto prima, di avere una proprietà solida che non sperpera denaro. Perché ho sentito dire da qualcuno che stiamo sperperando denaro, ma invece non è assolutamente vero. Siamo molto attenti a quello che facciamo e il Presidente è molto attento a quello che fa ed è giusto che sia così. E nel calcio non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba. Noi puntiamo in alto, ma non lo stiamo facendo a differenza di quello che può pensare qualcuno. Siamo molto attenti, siamo molto vigili, siamo molto accorti anche a quello che è il bilancio di una squadra, quindi i tifosi non si devono preoccupare perché i soldi non li buttiamo via, ma come giusto che sia, perché è anche un discorso professionale di chi, mio, del direttore sportivo, non sperperare del denaro, poi sperperare il denaro degli altri è ancora più fastidioso che sperperare il proprio, se hai una coscienza e se sei un professionista serio, quindi non... avere una società solida in questo modo significa durare nel tempo. E quelle società evidentemente hanno fatto il passo più lungo alla gamba e non hanno saputo programmare, oppure hanno programmato ciò che non potevano permettersi. Il momento del calcio è un momento non difficile, difficilissimo, dove ci vuole professionalità e serietà, perché soldi ce ne sono pochi e quindi bisogna cercare di fare con quello che abbiamo a disposizione, senza stare a fare voli pindarici, perché... sai quanti giocatori quest'anno non abbiamo preso perché avevano delle richieste esose che noi non volevamo metterci nelle condizioni di andare in difficoltà e non li abbiamo presi e non li prenderemo. Facciamo le cose che possiamo fare. Ma hanno ancora mercato? Sì, ci sono dei giocatori. Allora, ora o non ne hai proprio di mercato oppure ne hai. Adesso c'è un distacco molto, c'è uno scalino molto importante. Chi ha mercato, naturalmente parlando di categorie, pretende, questo è il discorso. Chi non ha mercato poi si accontenta. Mentre direttore, la soddisfa la politica della federazione relativamente ai giovani? Perché a volte c'è un po' il discorso della premialità piuttosto che dell'obbligo di schierarne. Bene premiare quelle società che li schierano, però non obbligare, perché così si rischia anche di bruciarli questi ragazzi. Ma il discorso dei giovani è un discorso complicato. Dico solo che un errore è stato fatto, perché dagli 89 si è passati ai 91. E quindi oggi le prime scelte dei 91 vanno a giocare in Serie B. Sperare o pensare di vincere con due 91 di seconda scelta e terza scelta, con due in campo o tre e tesserarne 10, si fa molta fatica. Si può vincere anche con i giovani, a me è successo, ma non devi partire per vincere. È un discorso completamente diverso. Noi quest'anno abbiamo rinunciato a fare i giovani per questo motivo, perché vogliamo fare un campionato importante e perché i giovani che erano sul mercato non ci garantivano un certo tipo di squadra. Lo abbiamo concordato insieme alla proprietà, la proprietà è d'accordo e quindi abbiamo fatto questo. Io sono uno che ha sempre fatto giocare i giovani e ha sempre scelto giovani e mi piacciono i giovani, però questa è una categoria diciamo bastarda, dove ci vogliono calciatori anche da categoria e soprattutto da categoria, e avendo delle ambizioni come abbiamo noi di voler far bene, almeno arrivare nei primi 5 per giocarsi i playoff, poi se arriviamo primi tanto di guadagnato, però arrivare almeno nei primi 5 tanto è un traguardo dichiarato, un obiettivo dichiarato, l'ha dichiarato il Presidente, lo confermo io, non ci dobbiamo nascondere, perché voglio dire, quando uno lavora e lavora con serietà, poi può arrivare anche ultimo, questo non è il calcio, lo sport e le cose, però uno l'obiettivo se lo deve porre, noi ce lo siamo posti ed è questo, e per porsi questo obiettivo abbiamo rinunciato
ai giovani al minutaggio, ma questa è una scelta societaria che ringrazio ancora il Presidente per aver dato la possibilità di farla e lavoriamo così. Direttore, il Barretta deve temere più gli altri o se stesso in questo campionato difficile? Ma il calcio mi insegna che di guardare a casa tua, nel senso che non si vince solo con i giocatori e con i giocatori bravi, si vince con i giocatori che abbiano motivazioni, umiltà, attaccamento alla maglia, che oggi è una cosa abbastanza difficile, abbastanza rara, però avere l'umiltà di sposare un progetto. Spero di aver preso dei giocatori che abbiano questo, perché sono certo che le qualità tecniche le abbiano, perché sono calciatori, qualcuno conosciuto, qualcuno un po' meno, però sono calciatori che già hanno giocato e hanno fatto dei campionati. Noi abbiamo avuto, prima di prenderli, dei colloqui con questi giocatori e sembra che anche loro abbiano voglia di successi, e questo è già importante. Se riusciamo a far gruppo tutti assieme, molto probabilmente faremo bene. Se non facciamo gruppo, anche se abbiamo una squadra di fenomeni, non facciamo niente. Non posso non chiederle, per finire, la questione stadio, che è davvero il tormentone e che potrebbe essere dirimente per quello che è il futuro, perché insomma suppongo che nessuno costruisca qualcosa di vincente sapendo di non avere neanche una location comoda che abbia il minimo del discorso di comodità per poterne fruire. Se la squadra ci preoccupa, lo stadio ci preoccupa ancora di più, e dico questo. Io dico che a Barletta, negli ultimi 20 anni che ha fatto dilettanti, si è perso una parte del pubblico, dei giovani. I ragazzi che hanno 20 anni adesso sono vissuti senza calcio nella propria città, e quindi direi che quella fetta di tifosi li abbiamo persi. Per recuperarli, oltre ad avere una squadra che funziona, perché quello è indispensabile, direi, ma ci vogliono anche delle strutture che siano moderne, che accolgano le persone, uno stadio pulito, uno stadio dove si possa vivere la partita, perché adesso se vai a vedere la partita allo stadio fai fatica a vedere chi fa gol e chi non fa gol. Allora, allo stadio le persone adesso vogliono andare nel 2011 e partecipare insieme alla tua squadra, partecipare insieme alle tue cose. Credo che Barletta, per come è stata ricostruita, diciamo, come si è ampliata, come è stato fatto il centro storico, credo che sia una città che abbia il diritto di avere uno stadio che possa accogliere le persone. Al momento non c'è, il Presidente sta facendo di tutto per poter mettere in condizioni tutti quanti per fare uno stadio come si deve. Ha fatto il Manterboso a sue spese, che era un Manterboso dove veramente non si poteva giocare, e quindi credo che al di là di Tatò, al di là di Castagnini, al di là della squadra, credo che la città debba avere uno stadio che sia dignitoso. Non dico il Bernabeu, non dico il Meazza di Milano, ma deve avere uno stadio dignitoso dove le persone possono venire con le famiglie, con i bambini. Questo sarebbe un'altra vittoria. Quindi stiamo lavorando su due campi, che in un campo molto probabilmente siamo gli artefici e i protagonisti, cioè su quello del nostro destino, ed è su quello della squadra, su quello dei risultati. Però sull'altro possiamo essere, voglio dire, possiamo con i risultati accelerare, incentivare o dare entusiasmo anche a coloro i quali, e non faccio nomi ma tutti si sa, pensare a quello che sono le strutture che dovrebbe avere una squadra di calcio. E per finire, il messaggio di Renzo Castagnini ad una città, ad una comunità, ad un popolo come quello biancorosso? Ma il messaggio è che abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dei tifosi, di quei tifosi, di quei 16.000 che mi ricordo io nella partita Barletta-Catanzaro. Io credo che
insieme possiamo ottenere delle cose importanti, di togliersi delle soddisfazioni. Io ricordo quei tifosi, la mia mente non li ha dimenticati e vorrei riviverli, pagherei per poterli rivivere, ma penso che ce la possiamo fare, tutta assieme ce la possiamo fare. Allora, è stata meravigliosa, emozionante questa intervista con il direttore Renzo Castagnini. Questa era un'ennesima puntata di Ritiro Biancorosso. Vi ricordo che è stato anche tramite Teleregione, tramite i vostri canali, quelli preferiti, Facebook e tutti gli altri che ci permettono di interagire con voi, che abbiamo potuto anche realizzare, porgere al direttore quelle che sono le vostre domande. Allora, l'appuntamento è al prossimo numero di Ritiro Biancorosso. Grazie, direttore. Grazie a voi e arrivederci a tutti.